Io sono alla terza gravidanza e sin dalle prime settimane soffro di nausea e vomito e tuttora ne soffro che sono quasi alla ventesima. Perché tante donne ne soffrono e quali sono le cause? Allora, sì, effettivamente molte donne soffrono di questi fastidiosi sintomi. Tuttora però non si è giunti a capire qual è la causa che porta a nausea e vomito. E soprattutto c'è un'estrema variabilità di questa sintomatologia, tant'è che la stessa persona in diverse gravidanze porta esperienze differenti. Può darsi che alla prima gravidanza uno non ne abbia sofferto, oppure ne abbia sofferto poco, può darsi che nelle successive invece ne soffra di più. Di solito sono sintomi molto precoci, che compaiono già dalla quinta, sesta settimana di gravidanza. Di solito tendono ad attenuarsi dopo la dodicesima e si risolvono nella maggior parte dei casi dopo la sedicesima settimana. Però appunto non è raro constatare che ci sono mamme che ne soffrono anche dopo la sedicesima settimana e in alcuni casi possono andare avanti anche per tutta la gestazione stessa. Sono veramente sintomi personali. E non si possono fare previsioni su quanto durerà la nausea e il vomito, bisogna aspettare fiduciose che passino.